Allora, ragazzi, salve! Ed eccoci qua nella fase di trinciaggio del Sovescio, del Favino. Siamo il 28 di aprile, 27, 28, mi ricordo, 28 di aprile, e si trincia. Il Favino, come vedete, è in fiore, anzi, a dire la verità, sta quasi terminando la fase di fioritura e siamo in perfetto orario, come si dice. E guardate quanto è alto, perché io sono alto 1,80 e mi arriva praticamente al collo, cioè dentro mi perdo, cioè guardate. Guardate quanti altri. In mezzo ci sono anche delle senape selvatiche. Beh, per dirvi, vi faccio vedere. Beh, arriva veramente sul parafango alla fine della ruota posteriore. Guardate quanti altri. Io adesso non posso farvi vedere quanto è alto. Comunque, e poi questo qua non è un favino da seme, ma è un favino da una semente, quella ventilata per uso zootecnico, insomma. E adesso vi faccio vedere l'importante materia organica che lascia. Guardate, siccome è molto voluminoso, guardate quanta sostanza organica. Guardate. Questa adesso la lascerò seccare, asciugare un po', poi passerò un ripuntatore. Sarebbe stato meglio una dischiera a dischi, ma non ce l'ho, quindi ecco. E poi erpice. Io, se no, si potrebbe fare invece che col trincia, dischiera a dischi, che si fa prima, si va più veloce. Se necessarie, due passate e si vede com'è il terreno. Se no si passa con le erbici. Non è, allora, è umida, ma non è molla. Vedete? È perfetta, è friabilissima. Poi quando farò col ripuntatore vi farò vedere anche un po' come viene. Perché il favino, fidatevi, cioè mi sono accorto che migliora molto, molto, molto il terreno. E bello. Bello bello, qui andranno pomodori, peperoni, melanzane e vediamo come va a finire. Cercherò di fare i video il più possibile, vediamo se riesco. Comunque, come vedete, ci sono leguminose, poi ci sono brassicacee selvatiche e è perfetto. Nonostante non piove da circa 10 giorni, comunque sotto la terra è umida, è fresca e non è molla, è umida ma non è molla, perché il provino comunque sia tende a succhiare acqua, no? Però mantiene quel grado di umidità che tanto piace al terreno, tanto piace a tutti gli esseri viventi del suolo. E comunque percentuale di seme, quantitativo di seme per ettaro circa 130 kg, anche se ne buttate qualcosina più non succede niente, tanto poi dovete trinciarlo. Il favino si presta bene perché avendo un fusto molto esile, molto dentro cavo, si presta bene alla trinciatura, non ci sono problemi. Potete fare anche mix di semi, potete aggiungere delle brassicacee, non gelide ovviamente perché poi altrimenti l'inverno si seccherebbero. Vedrete che il terreno vi ringrazia. Allora, trinciando così finemente, praticamente
che succede? Che la materia organica si disgrega molto più facilmente facendo un trinciato molto fine, però cioè, diciamo apporta sostanze più rapidamente, però ovviamente c'è più consumo. Si potrebbe fare bene, benissimo, come detto, con una dischiera a dischi, ma questa volta proviamo così, poi se avremo modo proveremo anche nell'altro modo. E va bene. Come mai si trincia proprio ora e non trinciarlo prima? Allora, si trincia, il sovescio in generale, si termina quando la pianta è in fioritura. Perché quando la pianta è in fioritura è al massimo delle sue energie, è al massimo delle sue energie e si prepara, mette tutta se stessa per creare il frutto. Quindi, in questo caso il favino, è nel massimo punto di cessazione di azoto, quindi è perfetto, è perfetto. Trinciarlo dopo, quando si secca, tende ad essere un po' troppo legnoso, ma così è perfetto, veramente perfetto. Per farti vedere quanto è alto, ma comunque è stato seminato, poi ho fatto anche il video al riguardo, veramente in maniera molto molto veloce, perché bisogna ridurre i costi al minimo. Poi, una volta trinciato e preparato il letto, insomma ripuntato, passerò con un pochino di pellettato, di stallatico di letame pellettato, poco, circa 4 quintali per ettaro più o meno, 4-5 quintali per ettaro, e poi si va, ci aggiorniamo al più presto.